Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Luvage. Oggi raga abbiamo cercato di fare un video un pochino più luminoso, perché ci siamo accorti che negli altri video diciamo eravamo un po' al buio secondo me. Quindi oggi siamo illuminati dalla luce del Signore. Detto questo raga, dite se apprezzate, se preferite più luminoso o più buio. Ma diciamo che più buio almeno ci copriva un po' i difetti. Ora siamo proprio sotto la luce del sole, direbbe qualcuno. Sì. Allora, vi chiediamo in questo preciso momento, quanto avranno speso i nostri eroi per tutta questa spesa all'Eurospin? Non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa! Ormai non si può comprare più niente all'Eurospin, come in tutti gli altri video. Facciamo un giochino, voi adesso scrivete un commento dicendo secondo me avete speso e chi si avvicina di più vince, lo dobbiamo decidere. Un orsacchiotto, cioè che cazzo... Vabbè, video concorso, eccolo. Ecco, ma però non barate, cioè... Non sì, mo andranno, e appunto come fai... Ecco, onestà. Come fai poi a verificare perché, se... Perché i nostri ovettini, che siete voi, i nostri ovettini sono persone oneste. Ma mi faccia il piacere! Dipende se hanno preso da quale ramo, se hanno preso dal padre, un po' meno, se hanno preso dalla madre. Il padre, Luvage, il gallo. Vabbè, ci voleva che dovessi essere tu il padre, fino a prova contraria. E cioè, la madre, l'ovetto. Mi sono controllato stamattina mentre mi facevo il bidet, il ancora. Il gallo. E tutto a posto. E la gallo. È genius. La gallina. La gallina. Ok, andiamo. La gallinella stronza. Allora ragazzi, iniziamo questo meraviglioso, fantastico video spesa. Abbiamo comprato un sacco di robe. Iniziamo con... Perché non avevo nulla in casa. Questo meraviglioso... La pagnotta integrale. Pagnotto integrale. Avevo detto meraviglioso, quindi non posso cambiare dicendo pagnotta, quindi diventa pagnotto integrale. Quanto è costata, 1, signorina? 1,69 euro. 1,69 euro. Sì, questo buonino tostato, anche 2 minuti in friggitrice ad aria, con la marmellata. E vedi che ti mangi. Poi, 14.000 kg di zucchine. Meravigliose zucchine da mangiare. Dovevi specificarlo che erano da mangiare. E beh, essendo tante. Appunto. Ne avessimo presa una era equivoca, ma con tante. E sono 1,08 kg. Quanto sono costate? Costava, erano in offerta 1,29 e sono costate quindi 2,43. Poi raga, una meravigliosa confezione. Di Tiger! Una meravigliosa confezione di latte che si è sghibata. No, in realtà sono due, quando troviamo anche l'altra poi... Amo essere senza lattosio per i mal di pancia di sodo. 1,29 e ne abbiamo presi due. Dovete sapere che sodo soffre di mal di pancia quando mangia tanto lattosio, ed essendo che a noi la nostra casa piace bianca, vogliamo continuare a lasciarla bianca, abbiamo preferito usare il amo essere senza lattosio. Devo... Idiota, come ti permetti? Specificare, io sono intollerante al lattosio. Si strafoga di lattosio. Però il mio dottore ha detto, se non è così grave che ti fa stare male, ogni tanto mangialo il latte, cioè i latticini. Il problema è che il mio ogni tanto è praticamente 3 volte al giorno. You don't have brains in your brains. E sono arrivato a un momento in cui forse è meglio che inizi a mangiare senza lattosio. Momenti in cui ad esempio torniamo dai posti e dobbiamo... Ok, va bene, ok, va bene. Dai, mettiamo un po' di piccante in questo, in questo video. Abbiamo capito, non c'è bisogno, vado io signore. Ah, volevo far vedere una cosa. Essendo che mi volevo fare le tette ancora più grosse di quelle che ho, abbiamo comprato del meraviglioso silicone. Questo non l'abbiamo comprato però dall'Eurospin. Appunto, non c'entra perché niente, non credo amore. Che lo vendano dall'Eurospin. Questo l'abbiamo comprato ai cinesi. Perché devo rifare tutto il, diciamo, il silicone della doccia, perché la doccia piscia da tutte le parti. Vabbè, piccola parentesi. Va bene. Non c'entra niente. Oggi sei volgare e... Bastardo, dissociato, anaffettivo, schizofrenico,
peggio di sua madre e sua madre. Smetta di campare col cazzo. Non capisci, ho detto. Scurrile. Vabbè, urina da tutte le parti. Allora, due confezioni di Frohlen. Questi sono buonissimi, raga. GL, lì come si chiamano, quelle, l'imitazione della E. 1,79. 1,79. Sono buoni. Sì, sì, noi li abbiamo finiti. Per ora stiamo usando dei biscotti della Di Leo. Sì. Ma non mi fanno impazzire. Al grano saraceno, sì. Mm. Poi, funghetti champignon. Champignon. Quanto è questa la confezione? Questa è una confezione da 350 grammi. Peggio. Questi li useremo per una video ricetta che dobbiamo fare, raga. Una video ricetta. Però non vi diciamo nulla perché prima uscirà il mukbang, esatto, della video ricetta, quindi non lo sapete. E poi nel mukbang faremo gli ignori e chiederemo: volete la video ricetta? Ma noi l'avremo già registrata la video ricetta, quindi ve la beccate lo stesso. Scrivete qua sotto: le volete le nostre video ricette? Ora tutti no, 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 no. Ah no, tanto non commentano, quindi. Questi sono costati 1,59. 1,59 euro, ragazzi. Paul. Di solito i funghi io preferisco comprarli al mercato, a Brindisi, perché costano di meno e sono più buoni, però. Ehi, fa come le palline quelle ma di Natale! Ma c'è pure il peperoncino! Sì, sono aromatizzati. Questi li assaggiamo oggi, se devono essere buoni. Cetrioli! Come si chiamano i cetrioli in inglese? Cucumbers? Pickles, mi sa. Ah, sì. Ah, pickles! Sì. Raga, lo vedevate il cartone animato? Il cartone animato Mr. Pickles! Ah, pickles, sì. Il cane, quello lì che faceva... 1,39. Cioè, non lo posso dire in caso ci bandano i video. Faceva... 1,39, andiamo avanti, un video spesa. Vabbè, andatelo a vedere. Allora, marmellata alla bicocca... Buona. Senza zuccheri aggiunti, questa la mangiava solo sodo. Qual è il vostro gusto di marmellata preferita? A me piace molto quella alla ciliegia. Oggi sono un po' logorroico. 1,55. Sì, noi perché risparmiare prendiamo questo 1,55, perché quelle dell'aero, sì, ci sono un sacco di gusti, frutti di bosco, ciliegia, agrumi, e qui invece c'è solo o fragola o albicocca, però risparmi un euro sul vasetto. E poi quindi... c'è quella della Zueg. Va bene. Ragazzi, siete team Aero o team Zueg? O team poveracci, quindi Eurospin. Però guarda che quella alla marina della Zueg non mi piace perché era... troppo male. Era poco dolce e pieno di bucce. Senza zuccheri aggiunti. Vabbè, se è pieno di bucce però vuol dire che perlomeno lo fanno anche con la frutta. Allora, anche poi abbiamo preso anche il Cepolin. Buone cipolline aromatizzate con aceto di vino, anche se io preferisco le cipolle borettane. Ragazzi, siete team cipolline? Il motivo di questa visita è che tu hai rotto cazzo. Cipolle... 75 centesimi. Cipolle aromatizzate. Ma come si deve fare con te oggi? Oggi mi sento molto pepe. Poi, nel culo. Per l'alito fetente di Luvaige. Le Hyper Fresh. Buonissime, raga. Sono ma alla... se non le mangi tu le chewing gum. Sì, infatti. Sono alla menta? Sì, penso di sì. 1,39, 5 pacchetti. Ma io mi ricordo quando cioè, ero piccolo. Cioè, questo con 5 pacchettini. Quando ero piccolo c'era una signora che mi offriva sempre le caramelle quando andavamo in chiesa. Oddio, può sembrare una cosa un po' equivoca. Però mi offriva sempre le caramelle, le chewing gum, queste cose qua. Il problema è che sta signora, cioè, già vi spiego una cosa, no? Non c'è cosa più brutta quando una signora offre delle caramelle ai bambini e invece di dare gusti quelli buoni, tipo limone, fragola, queste cose qua, le dava o all'anice o alla menta, che poi sono i gusti che non si caga nessuno. Però la domanda è questa, ragazzi. Essendo che sono due gusti che di solito non si caga nessuno, voi siete più team anice o team... Vabbè, dai, basta, non lo faccio più, vi giuro. Un video di 30 minuti, nessuno ce lo caga, amore, quindi per cortesia. Mamma mia. Miglioranice. Non ne posso più. Pecorino formaggio, pecorino romano DOP, grattugiato, ragazzi. Non sto vedendo un cazzo. Non si vede un cazzo. Aspetta, serviva la cosa per togliere. Ah, 2,29.
2,29 euro. Sapete che fa sodo perché inizia a non vedere perché più c'è una mela disegnata sul pecorino, cioè si può mangiare pecorino e mela, ci staranno bene? Che ne so, amore. Guardate che carine, ci sono le pecorelle che bruciano l'erba. Ok, sto cancellando un sto po' di roba, cancellando tutto quello che è. Sì, perché non sto già più vedendo. Vabbè, niente. Vabbè, ora devo prendere io le cose, se no sempre tu. Vai, vai. Allora, uova fresche, ragazzi belli. Confezione da 10 uova medie. Noi compriamo sempre quelle da allevamento a terra. E no, ragazzi, non vi chiederò se siete più team da allevate a terra o pascoli liberi, non so come si chiamano le altre. Quanto sono costate, mo? 1,99 ed erano in offerta, 10 uova. Ovviamente con le uova controllate sempre la scadenza, è importante. Vedi che poi, amo, secondo me con questa luce qua mette più a fuoco la videocamera. Può essere. Sì. Poi, caramelle. Io avevo preso la farina. Caramelle. Presenta le caramelle. Allora, bellissime olive nere denocciolate, raga. Abbiamo 1,09 euro. Abbiamo dovuto prendere queste denocciolate perché purtroppo Sodo ha un pochino di problemi a volte a deglutire. E quindi non volevamo che gli andasse un nocciolo di traverso. Quanto sono costate? Ma che sta di a testa di cazzo? 1,09 euro. Poi la farina a era in offerta. A volte è molto vorace. Mangia anche i noccioli delle cose, quindi è meglio prendere già il denocciolato. Madonna mia. Farina da mangiare. Ma che hai oggi? Che hai oggi? Mamma mia, 59 centesimi. 59 era centesimi. Era in offerta pure questa. Mamma mia. Mamma mia. Come si deve fare? Due farine. Poi abbiamo preso un meraviglioso... Ah no, l'abbiamo già presentato. Poi abbiamo preso 85 scatolette di tonno, ora le conto, ne abbiamo prese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perché 11? Quello in più stona. Sì, infatti ne potevi prendere 12, no? Tu hai preso le scatolette di tonno. Ah sì. Queste ne abbiamo prese tante perché era in offerta. Tonno. E costava 1,29, ma quanto è, amore? Tonno. Quanto è di peso? 160 grammi, quindi... sgocciolato, 104, raga. Quindi diciamo che la confezione... Allora, il tonno dell'Eurospin è molto buono, raga. L'unica cosa è che di solito lo trovi tutto, non è bello compatto, ma tutto sbriciolato. Dici, no, tanto nello stomaco va tutto sbriciolato, esatto. Almeno ci risparmia la fatica di dover anche masticare. Deglutiamo direttamente il tonno senza masticare. Detto questo, ragazzi, per i tergi cristalli della macchina, un meraviglioso bagno schiuma Eurospin al pino silvestre. Cos'è? Bagno schiuma ass? Ma tu, che buon odore, ragazzi. Ass nel senso di culo. Bagno schiuma è 2,39 ed era quello che conveniva perché è... Si vede, si sente, si vede che è quello che conviene. C'è già la confezione, c'è già la confezione, sembrano le taniche quelle, cioè, della benzina, cioè. Sentite, stiamo andando a risparmio, ok? Molto a risparmio. Va bene? La prossima, guardate raga, nel prossimo video vi presenteremo al posto del sapone, vi presenteremo l'acqua raggia. Iniziamo a lavarci direttamente con l'acqua raggia. Oddio, costa di meno l'acqua raggia. Non lo so, però ci sgrassa di più, quindi... Poi, tre confezioni di mais. Buono il mais. Tenga, io devo leggere. Nell'insalata questo, raga. Sì, tre da 165 grammi, 2,19. Voi cosa mettete nelle vostre insalate? Il mais. Siete più tipi team mais o team ravanelli? Tutte e due. Ci stanno bene insieme. E i ravanelli li preferite tagliarli in orizzontale o in verticale? Taglio sottile o taglio alla julienne oppure taglio a cubetti? Poi ve ne facciamo vedere solo due, ma ne abbiamo presi due di lenticchie.
E due di fagioli di Spagna abbiamo preso stavolta. Di solito compriamo quelli da cucinare, sì. Però questi non si sa mai l'evenienza. Esatto, per ciao Zoe. Anche perché tutti i nostri legumi sono già cotti in congelo, quindi se abbiamo fretta è sempre buono avere almeno una scatoletta a testa. E sono costate 59 centesimi la lenticchia, mentre il fagiolo 59 centesimi. E poi per i nostri vari problemi di reflusso abbiamo deciso di comprare queste meravigliose tabs per lavastoviglie al gusto limone, raga. Queste, se mangiate troppo, se andate al sushi, se andate allo you can eat, una di queste, raga, vi rimette al mondo. Digerite che è una meraviglia. Ovviamente non date retta se c'è qualche bambino. Non sono commestibili. No, vabbè, ma mica ci seguono. 9,49. No, ci seguivano un sacco. Appunto, non sono commestibili. Tanto toccando il mochasat. 9,49. In realtà mi sa che conviene prendere tre scatole da 40, però almeno così abbiamo la scorta per 6 mesi. Perché noi abbiamo la lavastoviglie da tipo 4 coperti, cioè quella piccola metà, quindi noi usiamo metà tabs a volta, quindi l'abbiamo per 200 lavaggi. Comunque vedo che questa luce fa un ottimo effetto video, no? Ci sembriamo tipo Barbara D'Urso, no? Che accende la luce a 1000 per fare i difetti del viso di ste cose. Sì, tu hai pure una caccola che ogni volta che respiri fa. Vabbè, mo intanto la caccola con questa, diciamo, come si dice? Ecco, è sparita. Con questa luce diventa anche fluorescente. Che schifo. Vabbè. Allora, per il porridge di sodo, sì, no, per si il è porridge. Rotto. Una tavoletta di cioccolato fondente e una tavoletta di cioccolato bianco. Delicious. 69 centesimi. 69 centesimi. Ok, poi questa Zoe ha ripetuto 69 centesimi. Poi per le caccole di Luvaige, fazzoletti. Allora, questi qua sono, qua facciamo la torre. Sì, infatti, saranno Fazmult. Fazmult. Sì, multiuso, sì, ok. Fats. Fazmult 300 p. E che una 1,39. Ok, poi sempre per il discorso di prima. Ma comprato, che cacchio, che c'è la crisi qua? Niente, tasse! Crisi! Pensione basse! Vadi? Vadi! Allora, meravigliose ricottine, meravigliose, fetenziose ricottine del amo essere senza lattosio. 1,19. 1,19 euro. Poi, per la ricetta di oggi, una meravigliosa salsa di soia. Salsa? Raga, provate a indovinare cosa dobbiamo cucinare oggi, che poi vedrete prima nel mukbang e poi nella video ricetta. Secondo voi che cosa cucineranno Luvaige e Sodo oggi? Cosa cucinerà Sodo? Cosa cucinerà Sodo e cosa mangerà Io devo andare Luvaige a aggiustare il bagno. È vero. 1,75. Poi, oggi siamo a tema pupù. Oggi siamo, sì, perché la nostra vita è una... quindi... Ah, al contrario. Vici disincrostante gel Dexal. Quanto è costato? Ah, chiedo scusa, perdonate. Buongiorno, qua Sodo. Mi sono... Buongiorno. Sì, hai ragione. Siete fra arancia? Non penso proprio. No. Detergente Vici 1,89. 1,89 euro. Ok. Poi abbiamo preso... Io qua mi sto quattro yogurt. 4 yogurt, metti giù bianco. A terra. 2 bianco col 2% di grassi ed è senza tutti senza lattosio. Poi stracciatella e limone. A volte mi sento più inutile del capo del sindacato donne delle pulizie. Esattamente quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Sì, e allora... Dove il limone è l'unico allo 0% di grassi. È l'unico giusto che hai comprato. Non vedo qua. Allora, io vedo yogurt greco senza lattosio 99, però non c'è scritto senza lattosio. Vabbè, oh, prezzo 1,99 sarà.
1,19 quelli con i gusti, mentre 99 quello quello bianco. Male, male, male. Perché tu usi il bianco, poi ci aggiungi la frutta e ti fai una cosa che te l'avevo tu sai detto che mangi. Di non com- Madonna, ancora. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Poi era in offerta il formaggio italiano, che è quello praticamente da grattugiare. Quello dei poveri. Questo è costato 45 euro, sì. 4,45 euro e sono 424 grammi, quindi 10,49 euro al chilo. Anche questo qua sopra. Poi l'Uvai già preso delle bibite senza zuccheri. Non c'è più l'Uvai. Queste qua, di gusti, che io ti cerco i prezzi. Allora, abbiamo preso questa meravigliosa sete di frutti. Sete di frutta con frutti rossi, 0. Allora. Sete di frutta con arancia, carota e limone, 0. 89 centesimi tutti. Sete di frutta con arancia e arancia rossa, 0. Quanto è venuto a costare? 89 centesimi tutti. 89 c'è anche centesimi. Un ace, no? Sì, ace questo, tipo. Ace gentile. Ace gentile. Assaggiamone uno. Poi questa, ma sono tutti difettosi, pure qua si è tolta l'etichetta. Mmm, odore buono. Questo è olio di girasole, perché essendo che l'olio d'oliva ormai costa tanto. Mmm, buonissimo. Essendo che l'olio d'oliva ormai costa tanto, per cucinare diciamo che cerchiamo di diluire. Come diluire? E risparmiare. No, questa cosa non la sapevo. Tipo oggi per la ricetta che dobbiamo fare oggi va bene questo. Di semi? No, di girasole, non è di semolari. Ah. Ed è costato 1,79 perché l'Eurospin ha imparato e ha imparato bene dai grandi store e l'olio d'oliva un litro sono 7,99 euro. L'olio d'oliva addirittura conviene ormai comprarlo fuori, non all'Eurospin. Ah no, 6,99 scusate, 7 euro. Ma è assurdo, è dovrebbe assurdo. Comunque costare meno. All'Eurospin in teoria. Vabbè, l'ultima cosa che rimane, penso, mi sa di sì, è il colluttorio. Anche questo è cambiato il packaging. Sì. Prima erano più grandi ed erano diversi gusti, ora c'è solamente questo. 1,39. Colluttorio antiblocca con estratto di malva e mentolo, speriamo che sia buono. E quindi questa è la nostra spesa, ora... E poi a pensarci bene potevamo usare anche questo. Sì, volendo sì. Per lavarci i denti. Anche questo, dato che non, la nostra meglio. Bocca è una fogna. Ah, che brutte parole che dici, ma che è? E vabbè, dato che abbiamo parlato di pipì, pupù, diciamo parolacce così... Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Aspetta, aspetta, quindi voi avete scritto quanto i nostri eroi avranno speso per tutto questo? Andate a recuperare il vostro commento e vedete se ci avete azzeccato. Abbiamo speso la bellezza di 76,39 euro. Oh. Però vabbè, ci sono già 10 euro di cazzule e... Capsule. Ah. Mi piace di più cazzule. Quindi diciamo che già... sì. Raga, se siete arrivati fino alla fine di questo video, hashtag cazzule. Hashtag cazzule. Cazzule, quelle che diciamo no, sempre. No, cazzule con la U. Cazzule, lo so, però le cazzule sono quelle che noi che diciamo. Sarebbero le capsule della lavastoviglie. Ecco, sì. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, rimanete sintonizzati al canale. Perché c'è un mood in particolare. Iscrivetevi, mettete like. E se non vi iscrivete, siete solo dei figli di... E guardate che controlliamo chi è arrivato fino in fondo e ha scritto hashtag cazzule, eh? Sì. E poi noi ce ne ricordiamo, eh? Sì. Ragazzi, ogni commento che troveremo sotto sgancerà un euro di sua tasca per ringraziare l'iscritto. Quindi sapete voi che dovete fare. Detto questo, un bacione grande e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao belli!